Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Geekswilly, ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con la serie Day 23 quest'oggi. E siamo al porto, non so per quale motivo, ma siamo al porto, ormai i punti di spawn. Cioè io vi faccio vedere, poi magari vi pare che c'ho ultima posizione. Ecco, rientro, appartamento 2862 lì. Però quest'oggi a quanto pare a GTA non andava bene farmi spawnare al mio appartamento, che ho pagato un botto di soldi. E quindi io direi che giusto per iniziare ci dirigiamo presso il casinò, perché mi sembra la cosa più giusta da fare. Ah, e comunque ho 5317 dollari. Se vi state chiedendo il perché, perché ho acquistato le migliorie del bunker. Avevo già pochi soldi, reduce dell'acquisto del nightclub, mi sono andato ad infossare di più comprando le migliorie del bunker, che ci sta, voglio dire, sono in offerta. E vabbè, si fa, pazienza. Comunque sì ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete che la serie dei continui. Ma soprattutto condividete il video, come davanti su tutti i vostri social, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. E intanto siamo arrivati al nostro fantastico casinò, che non è il nostro. Vabbè che siamo messi benissimo, 2017 fish e 5317 dollari, dai. Non è che siamo poveri, di più. Per utilizzare la ruota della fortuna? Forse l'ho girata ieri, potrebbe essere, ma va benissimo così. Riproveremo più tardi allora. Ci vediamo più tardi, ciao amici del casinò. Ma che fa questo? Ma come ti permette a bucare tutte le ruote? Mori, maledetto infame, io me ne vado subito. Vuoi vedere che ha bucato le mie? No, le mie non le può bucare, sono antiproiettile. Me ne devo andare subito. Scriverà ragazzi, io oppure no? Ah no, non mi scrive, va bene. C'è la sfida a tempo lì. Allora, mi dispiace, fermi tutti un attimino. Già che sono qui, retrofront, facciamo la sfida a tempo e vediamo di portarci a casa questi 100.000 dollari, eh. Motorcycle club, scendi dall'auto, rimandiamo questa qui a casa. Allora, quant'è che abbiamo? Un minuto? Un minuto preciso per arrivare dove, scusa? Ah, questa strada la devi fare per forza, ci puoi fare ben poco. L'unica cosa che possiamo tagliare è questo pezzo qui, passando per l'autostrada, dai. Mettiamoci proprio al limite, va benissimo così. 3, 2, 1 e si parte, dai, 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 corri. Corri, Shotaro, aiuto. No, 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 aspetta che qui però, mannaggia la miseria, alberone. Niente alberone, proseguiamo per la nostra strada e vediamo di fare qualcosa di decente, per cortesia. Oh mio Dio, ho evitato il guardrail e non so come. Sono già passati 25 secondi, mannaggia la miseria, 28 secondi, che 25, 30 secondi. È già volato mezzo minuto ragazzi, abbiamo un chilometro. Potremmo farcela, eh. Ah, pochissimo mancava. Vai, riproviamo. Vai, 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 che buono, 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 preso! 101.000 dollari! Che fa in furtiva, deficiente, boss stradale qua. Mamma mia, ho riprovato 197 volte, però ci sta lista nera, quindi andiamo a farla. Dov'è lista nera? Qua. Dovrebbe darci altri 20.000 dollari, quindi perché non farla? Uno ce n'era, l'ho preso. La moto se n'è andata in Giappone. Perché c'è della polizia? No! Raga, c'è il tizio di prima qui. Ma che è tutta sta gente? Oh. Ma il Gran Zenora Desert è così popolato. Ma che fa? No! Mi... E il maledetto di prima morirà. Ma adesso che è novità che la gente fa i raduni qua al Gran Zenora Desert? Dove sto nabbo? Va, mori, va. Fammi salire sul carro armato. Se te non vuoi fare la sfida, non sono problemi miei. La faccio io, va bene? Ma niente alle pattuglie. Dove sono le pattuglie? Ah, le pa... No, le pattuglie della Meriwether. Stavo schiacciando la mia moto per sbaglio. Ah, eccole le pattuglie della Meriwether. Dai, distruggiamole. Pattuglia, ciao. Posso mandarla a casa, presidente? Manda il depo... Ecco, almeno l'abbiamo da lì. E ciao, ciao. Siamo tutti più sicuri, più tranquilli.
Oh, 21.000 dollari e mi lasciano pure il carro. Bene, adesso io mi allontano da qui. Ah, ma sta esplodendo. Va bene, devo lanciarmi e richiamare immediatamente la Shotaro perché devo andare via. No, 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 no. Volevi tirarmi sotto, maledetto, eh? Non ce l'hai fatta. No, ma... cioè, ma questo è arrivato così di passaggio? Giusto, giusto, c'ero io. Ma va, caga. Caro mio, te ci vuoi provare a tirarmi sotto, ma... o vai via o t'ammazzo. Vabbè, va, senti. Muori pure. E magari mi dai pure la tua auto, per cortesia. Fammi guidare. No. Dove è finito? Ha quittato? Mi ha ammazzato ed ha quittato. Vabbè, dai. Tanto ho vinto io. C'era 3 a 2. Comunque sia, dove potremmo andare? All'ufficio. Voglio andare troppo all'ufficio. Sta anche uno con la taglia. Andiamo lì e recuperiamo un veicolo. Che da tanto che non recuperiamo un veicolo. E recuperare veicoli, secondo me, è la cosa che conviene di più, dal punto di vista economico. Adesso guiderò per tutto il tempo con questa cinematica qui. Mi vedo. Oh, raga, è già tanto che non mi sono ancora schiantato, Ragazzi, sono arrivato senza incidentarmi, incredibile. Roba che guido meglio così che quanto c'ho la visuale normale, vabbè. Hello, mettiamoci rilassati sulla nostra poltroncina, che non è poltroncina, ma è una sediolina. E avviamo il recupero di un bel veicolone, dai, vediamo. Fascia alta, per favore. E TR1, dai. Speriamo solo me l'abbia messa in una posizione gradevole all'essere umano. Raggiungi Vinewood, dai, Vinewood qui vicino, dai. Tutto sommato, mandato pure bene, dietro al casino, dai. Non vedo l'ora di sbloccare l'ultimo livello di motorizzazione per quest'auto, per renderla ancora più una scheggia, già veloce. Bene, ed eccoci arrivati. Dove sta la mia ETR1? Sta per arrivare, va bene. Quello fa foto, sì, fai le foto, fai le foto. Dov'è la mia, dov'è la mia? È questa col fanalino rotto? Va, mamma mia. Oh, va bene. Che cavolo è? Il meccanico pazzo mi viene addosso. Comunque sia, stavo sparando ad un'altra auto. A culo proprio, ho colpito il guidatore dell'auto che serviva a me. Bene, consegnata con soli 1739 dollari di danno. Fantastico. Ma adesso voi cosa pensate? Che questa TR1 rimarrà qui a lungo? No, l'andiamo a vendere subito, ovviamente. Sono 100.000 dollari. Spero non venga il tizio con l'oppressor Mark 2. Altrimenti potrei arrabbiarmi proprio un pochino, perché impedirebbe il raggiungimento dei 200.000 dollari per il mio omino. Bene, modifiche molto rapide, molto ma molto rapide, non ho manco capito cosa ho messo. Bene, quanto pattina, perché così? Oh, no, potevo mettere l'alettone, almeno teneva meglio, vabbè, niente. Pazienza, vediamo di portare a destinazione sta macchina che sono 6 chili. No, sono già pronto a chiudere il gioco, io ve lo dico. C'è uno in passiva, potrebbe toglierla e darmi fastidio, ma mi sta seguendo, mannaggia. Questo fermo qui, vuole problemi? No, ok. Vediamo di fare una cosa pulita e ordinata, dai. Che volo! No, vabbè. Il guastafeste in mezzo ci doveva essere per forza, Se no, altrimenti. Benissimo, eccoci a casa del nostro amico madrazzo con soli 1860 dollari di danno. Quindi, bene. Perfetto, 1860 dollari, ci sta, niente male. Siamo arrivati a 200.000, sì! Buongiorno, non è che gentilmente può prestarmi l'auto? Grazie. Quasi quasi sapete cosa faccio? Gioca a golf, assoldo un giocatore nella tua organizzazione, ruba un veicolo. Ma che fa? Non lo faccio, scusami. Assumi associati, un attimino, qualche buon samaritano che entrerà, c'è, no? Vi prego, uno deve entrare, non due. Uno, me ne basta uno che mi dà. Ci sta pure un carico di armi. Ovviamente, caro amico, non sono intenzionato a te. Te hai lasciato in pace a me e io lascio in pace te. Pace reciproca e via. Oh, uno è entrato, dai. Buono, buono, buono. Ah, un giocatore nella tua organizzazione. Non il motorcycle club, vaffa. Deve essere per forza Secure Reserve. Qualcuno che entri nella Secure Reserve. Vediamo se l'incarico me lo dà. Come no? Assoluto un giocatore nella tua organizzazione. Ah, ma era quello di prima. Vabbè, ciao. Si è ritardato sto gioco, non è mica colpa mia, Dai. Oh, alleluia, uno è entrato. L'ho fatto l'incarico, ovvio che sì. Giochiamo a golf, ragazzi, dai. Sarà interessante, una bella partita a golf come si deve. Sarà molto divertente. Atterriamo dentro il campo da golf con il jet militare. Prima della cosa, della siepe. Aiuto, 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 fermo, fermo, fermo.
Quello mi ha invitato ad occupazione, ma mi spiace, io devo giocare a golf. Buca di partenza 1, buca finale mettiamo 2, così almeno ci sbrighiamo. Ah, buca finale 1? 1 allora. Così finiamo subito. Entra qualche membro della crew, mi faccio una partita a golf con i membri della crew, dai. Eccolo il membro della crew da sfidare, eccolo qua. Ah, parte lui, parte l'alieno. Mamma mia, sto giocando contro un alieno che muove la bocca, attenzione, l'alieno muove la bocca. Raga, questo non sa giocare a golf, sicuro non ci ha mai giocato, mamma mia. Poveretto, guarda lì, carica e poi scarica. Ah, ce la fa. Ma che tiro pessimo però, caro mio. Tiriamo lì, vai. Boom! Potenza massima, vediamo dove arriva la pallina. Mamma mia, attenzione. Che golfista professionista. Però adesso dovrebbe averlo capito come si tira. Cioè, poco fa ha tirato male, ma ha tirato. A quanto pare non l'ha capito, manco lui come ha fatto. 2000 years later. Ma ha abbandonato. Vabbè, si vede che giocherò da solo. Whee, colpo perfetto. Oddio, oh madonna, se cadeva dentro la buca così. Beh dai, niente male. Niente male, GG Breed. E dopo questa partita a golf abbiamo scoperto che gli alieni non sanno giocare a golf. Bene, perfetto, eccoci qua. Ah, ricompensa ottenuta, $30.000 e 5.000 RP. Ebbene, io direi che adesso è giunto il momento di andare al bunker perché ci stanno i soldi doppi nelle vendite. Andiamo a vendere, ovviamente, in compagnia di Peppe, GTA TV e Reno. Ed eccoci qua, ragazzi, con Peppe, Reno e GTA TV che ci aiuteranno a vendere ciò che abbiamo all'interno del nostro bunker, ovvero $528.000. Siete pronti, ragazzi? Sì. Quanto prendo di commissione? Lo stipendio. Cercherò di darti $30.000. Ti piacciono? 792.000 con il bonus. Mica 520. Vai, i camion. Ah, no, va bene, va bene, va bene. Quello della Meriwether con il coso. Non è il massimo, vedo, però. Non vedo. Sali su un veicolo per le consegne. Sì, sì, sono due insurgent. Sono due insurgent. Ah, ok, adesso sì. Aspetta, Willow, vengo con te. Willow. Vada, vada, vada. Grazie. No, no, non urti, signor. Ma chi è che guida? Chi guida? Chi guida? Premi per scaricare le armi. Scaricate le armi. Ora, Peppe, preparati. Eccola là, a me riperso. Vai, 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 vai. Piglialo. Allora, ma scusami. Ma c'è. Noi. Ce n'è ancora uno. Ce n'è in basso. Vabbè, tu vai, Emma. Scappa. Bravo, Peppe. Alla prossima. Prossima scappa. Meta. Scusi. Buongiorno, sorpassati. La prendo come una sfida. Foriamogli le gomme. Antiproiettile, mi spiace. Vai, vai, vai qua. Consegnato. Ci siamo, ci siamo. Arriva, arriva, arriva. Andiamo, andiamo sotto. Peppe, preparati. Spara la Meriwether. Vai, questo qui con la moto. Bravissimo. Meriwether. Merry Christmas. Mary Poppins. Mary tutto ciò che ci sia con Mary. Oppla. Arrivati. Oh, oh, oh. Ma chi è che quanto gli vibra il controller? Vibra pure. È colpa mia perché tengo a volte. Mi piace giocare con il controller appoggiato alla. No, no, ma non GTA TV che guida malissimo. Altra consegna. Oddio, freeze. Freeze. Perché si frizza? Okay. Buono. Perfetto. Oh. Ultimo giro. Beh, giù in carena. Giù in carena che recuperiamo. Giù in carena. Beh, dove fagli incazzare i veicoli dietro. Sì, esatto. Truffatori. Non ci posso credere, no! Ma... No! Ah, durante l'imboscata finale sono bloccati. Oddio, tizi con l'insurgent! Tizi con l'insurgent! Bene, ne rimane uno. Zona, lascia la zona. Andiamo con il mezzetto qui. Andiamo. Là, 792.000 dollari. Dai, è bellissimo. Ebbene, dopo aver venduto la merce prodotta dal nostro bunker in compagnia di Peppe, Reno e GTA TV, che ringrazio, andiamo a vedere quanti soldi abbiamo in totale. Abbiamo in totale ben 910.000 dollari. Non male, pensando che siamo partiti con 5.000 dollari oggi. Quindi ragazzi, che dire, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Anche oggi in questo episodio della serie idee abbiamo fatto i soldi, incredibile. Quindi mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video sulla serie idee. Ma soprattutto io vi ricordo di condividere il video come demasi su tutti i vostri social e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete passare adesso è tutto, bella ragazzi!